Ti sei iscritto o hai intenzione di iscriverti a Scienze della Comunicazione e sei curioso di sapere che lavoro puoi fare con questa facoltà? Nel video di oggi diamo un'occhiata ai 10 lavori più comuni per un laureato in comunicazione. Però prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi contenuti e di andarmi a seguire anche su Instagram dove troverete tantissimi altri contenuti, tantissimi altri consigli riguardanti la scuola, l'università, lo studio, i libri e chi più ne ha più ne metta. Mi trovate come Morgana.Aurioso. Via! Perché è importante studiare? Bella domanda. E se ti dicessi che il tuo futuro dipende da quanto ti impegni oggi? Non vi insegno solo come studiare, vi insegno a costruire il vostro futuro e a realizzare tutti i vostri sogni. Social e media digitali. I media digitali hanno cambiato il modo in cui comunichiamo e in cui consumiamo le informazioni. Lavorare in questo settore quindi significa sfruttare i social network, le piattaforme di notizie online, altre tecnologie per diffondere il messaggio di un'azienda o di un'organizzazione. Il social media manager o il digital planner si occupa di gestire gli account social di un'azienda, sviluppare una strategia per i contenuti digitali, sfruttare gli elementi visivi per raccontare il marchio, comunicare con il pubblico online, pianificare il successo di campagne di comunicazione e tantissimo altro. Suggerimenti per fare questo lavoro: una laurea in comunicazione pubbliche e relazioni, conoscenza dei media digitali, della SEO e avere capacità di analisi. Lavoro numero 2, pubbliche relazioni o public relation, se vogliamo essere più professional. Il campo delle relazioni pubbliche si concentra sulla gestione della diffusione di un messaggio tra organizzazioni, aziende e il pubblico di riferimento. In qualità di specialista di pubbliche relazioni ti occuperai molto probabilmente di scrivere comunicati stampa, interfacciarti con i media, analizzare le tendenze e risolvere i problemi. Suggerimenti per ottenere questo lavoro. La maggior parte delle aziende cerca candidati laureati in comunicazione, pubbliche relazioni o giornalismo. Puoi fare pratica mentre sei ancora all'università facendo volontariato o un tirocinio curriculare all'interno di un'agenzia di pubbliche relazioni. Lavoro numero 3, marketing e pubblicità. Il marketing e la pubblicità svolgono un ruolo fondamentale per il successo di un'azienda. I professionisti di questo settore aiutano il marchio a creare un'identità, quindi una brand identity, andare ad incrementare quelli che sono i clienti e a generare profitti. In qualità di professionista che opera nell'ambito del marketing e della pubblicità, potresti occuparti di condurre ricerche di mercato e monitorare le tendenze di mercato, collaborare con i team di vendita, sviluppo prodotto, pubbliche relazioni, sviluppare campagne che possano costruire la brand identity, produzione di contenuti coinvolgenti per varie piattaforme. Suggerimenti per ottenere questo lavoro. Questi ruoli di solito richiedono una laurea in comunicazione, pubblicità o economia. Un consiglio che potresti mettere in pratica per poter fare questo lavoro in futuro è esercitarti a scrivere e a creare piani di marketing per le aziende che conosci o che ti piacciono. Spesso le aziende, proprio per una posizione del genere, tendono nel secondo colloquio a chiedere al candidato di sviluppare appunto un piano marketing. E se lo fate con tanto anticipo e vi esercitate su piani marketing di tante aziende, sicuramente partirete avvantaggiati. 4. Risorse umane. Il Dipartimento di Risorse Umane di un'azienda si occupa principalmente di gestire tutto ciò che riguarda in qualche modo i dipendenti di quell'azienda o di quell'organizzazione. Come specialista nelle risorse umane potresti essere incaricato di reclutamento e assunzione di nuove risorse, formazione per quanto riguarda i nuovi assunti, moderare tutti quelli che sono i conflitti sul posto di lavoro e assicurarsi che tutti i dipendenti godano di un certo benessere aziendale, gestire le azioni disciplinari e tantissimo altro. Suggerimenti per ottenere questo lavoro. I requisiti in realtà variano da azienda a azienda. Se vuoi svolgere un lavoro nell'ambito delle risorse umane, ti consiglio di seguire un corso sulla psicologia o comunque proprio un corso specifico per le risorse umane, perché questo potrebbe darti quelle skills, quelle competenze in più che potrebbero fare la differenza durante un colloquio di lavoro, durante una selezione. 5. Scrivere e pubblicare. Le abilità di scrittura che si sviluppano durante un corso di laurea in comunicazione possono aprire opportunità nel mondo del giornalismo, nel mondo dell'editoria, del copywriting, della scrittura tecnica e chi più ne ha più ne metta. Con un lavoro in questo settore potresti essere incaricato di comunicare le idee aziendali attraverso scritti chiari e concisi, strutturare dei contenuti per fornire le informazioni in maniera più efficiente, revisione e preparazione di contenuti da pubblicare sia sui media offline che sui media online. Suggerimenti per ottenere questo lavoro. La maggior parte degli incarichi che si sviluppano in questi ambiti, quindi scrittura e pubblicazione, richiedono in genere una laurea in comunicazione, giornalismo o lettere. Se ti interessa una carriera in questo lavoro, ti consiglio assolutamente di fare un po' di esperienza con la scrittura online, magari collaborando con dei blog, con dei magazine, con delle piattaforme, oppure partecipando alle attività di comunicazione presenti all'interno della tua università. 6.
Media. L'obiettivo principale del settore dei media è proprio la comunicazione, che sia per scopi educativi, di intrattenimento, informativi. I ruoli nei media tradizionali e nei media online sono vari e sono veramente tanti e includono lavori in televisione, in radio o nel cinema. In qualità di professionisti nel settore dei media potreste dovervi occupare di presentare delle informazioni in maniera scritta e in maniera verbale, intervistare personaggi famosi, personaggi politici, fornire dei commenti in merito ad avvenimenti, ad eventi, combinare elementi visivi, audio e testuali per raccontare una storia. Suggerimenti per ottenere un lavoro nel campo dei media. Il lavoro in questo settore vi posso assicurare che è molto competitivo. Ci sono tantissime persone che vorrebbero lavorare nel settore dei media. Mentre studi per ottenere la tua laurea, io ti consiglio di cominciare a sviluppare già qualche competenza per renderti un po' appetibile nel mondo del lavoro. Potresti fare volontariato ad esempio all'interno della radio dell'università o magari farti attivare un tirocinio curriculare extracurriculare all'interno di un'agenzia di comunicazione che si occupa magari di intrattenere rapporti con i media. Se nessuna di queste scelte va bene, potresti anche poter avviare un progetto personale. Un canale YouTube, ad esempio, è un modo ideale per poter sviluppare le competenze in campo mediale. 7. Pianificazione di eventi. Il successo di un evento richiede veramente tantissimo lavoro, tantissimo lavoro al punto che non possiamo neanche immaginare davvero cosa c'è dietro la creazione di un evento. Comprende pianificare l'evento in maniera molto dettagliata, promuoverlo efficacemente sui media online e offline, curare la comunicazione dei partecipanti e dei relatori e tantissime altre cose. Puoi lavorare in hotel, centri congressi, imprese private, organizzazioni nel settore appunto della pianificazione degli eventi, ma ci sono veramente tantissime realtà che oggigiorno fanno eventi. In qualità della persona che si occupa della realizzazione, della gestione e della pianificazione di un evento, potresti doverti occupare di condurre ricerche di mercato, negoziare contratti con i fornitori, lavorare con dei clienti per identificare i loro obiettivi e i loro bisogni, coordinamento con fornitori di tecnologia, cibo, bevande e trasporti, collaborare con i team di marketing e PR, chiaramente per promuovere l'evento. Suggerimenti per ottenere un lavoro nel settore degli eventi. Durante il corso degli studi sarebbe l'ideale riuscire a trovare un tirocinio o uno stage extracurricolare in un'azienda, un'organizzazione o ancora meglio in un'agenzia di gestione e organizzazione eventi per riuscire a sviluppare quelle che sono le tue competenze organizzative e di gestione dello stress. 8. Politica. La capacità di creare e diffondere un messaggio che sia persuasivo è un aspetto fondamentale del settore politico. Questo è vero sia per i candidati alle cariche pubbliche, ma anche per fare pressione sugli organi legislativi per sostenere una determinata causa o magari avere successo in una campagna. In quest'ambito potresti essere incaricato di progettazione e redazione di progetti di legge, raccogliere fondi per una campagna o una causa, condurre sondaggi e ricerche, comunicare gli sforzi e i risultati agli elettori, collaborare con altri uffici per formare coalizioni, tenere contatti con i media. Suggerimenti per ottenere un lavoro in ambito politico. I percorsi per cominciare una carriera in ambito politico sono veramente tantissimi. Oltre a perfezionare le tue doti comunicative attraverso appunto il tuo percorso di laurea, inizia subito facendo volontariato per una campagna o per un'organizzazione presente nella tua città. Una piccola curiosità, quando ho vissuto a Bruxelles io facevo esattamente questo, quindi mi occupavo di comunicazione in ambito politico, lavoravo per una federazione internazionale che si occupava di tutelare i diritti dei lavoratori nel settore dei trasporti, i diritti dei lavoratori europei nel settore dei trasporti, ed è stata una cosa che mi ha insegnato veramente tanto e che rifarei un milione di volte. Tutelavo i loro diritti principalmente lavorando su attività e campagne comunicative che erano rivolte ai legislatori per consentire in un certo senso ai legislatori di prendere provvedimenti che tutelassero i lavoratori nel settore dei trasporti, ed è stato molto molto stimolante. Tra l'altro una playlist tutta dedicata alla mia vita in Belgio che vi lascio qui sopra nelle schede, per cui se volete approfondire qualcosina vi consiglio di andarla a vedere. 9. Raccolta fondi. Le raccolte fondi si occupano di raccogliere donazioni per attività senza scopi di lucro, istituzioni educative, organizzazioni religiose, fondazioni di ricerca e campagne politiche. In quest'ambito potrai occuparti di pianificazione e organizzazione di eventi di raccolta fondi, costruire relazioni con i donatori o con i potenziali donatori e mantenere queste relazioni, scrivere proposte di finanziamento o comunicati stampa, formazione dei volontari, partecipazione agli eventi della comunità. Suggerimenti per ottenere il lavoro. Fai esperienza facendo volontariato con campagne o organizzazioni locali. Ti posso assicurare che si trovano opportunità molto interessanti in diverse città italiane. 10. Vendite. Gli addetti alle vendite sfruttano le capacità acquisite durante il percorso di laurea in comunicazione per spiegare al meglio un prodotto e un servizio e acquisire clienti. Chiaramente vendendo prodotti o servizi.
I ruoli nel campo della vendita si trovano veramente in tantissimi settori. Vendita al dettaglio, settore immobiliare, settore assicurativo, manifatturiero, servizi finanziari, viaggi e così via. Nell'ambito delle vendite potresti essere incaricato di spiegare i vantaggi di un prodotto o un servizio in modalità scritta o orale, gestire tutte quelle che sono le relazioni con i clienti, analizzare le esigenze esistenti e potenziali di un cliente, risoluzione dei reclami, trovare i nuovi clienti. Suggerimenti per ottenere il lavoro. Non tutte le posizioni di vendita richiedono una laurea, ma le capacità di comunicazione acquisite appunto in un percorso di laurea ti aiuteranno ad anticipare le esigenze dei clienti e a comunicare chiaramente i vantaggi che soddisfano quelle esigenze. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like di sostegno e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi contenuti. La domanda del giorno di oggi è: quali di questi settori, per quanto riguarda sempre la sfera di scienze della comunicazione, vi affascina di più? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi aspetto tutti i giorni su Instagram, dove mi trovate come morgana.aurioso, e lì condivido tantissimi altri consigli in merito all'educazione, alla scuola, all'università e tutti questi argomenti che ci piacciono tanto. Noi ci vediamo giovedì prossimo alle 15 con un nuovo video. Io vi mando un bacio. Ciao!